questo pianino, questo autista che gli aveva dato il centro sperimentale, lo portava la mattina e lo portava a via Tuscolano al centro sperimentale fino all'ora di lavoro, lo riportava a casa. Questa macchina andava via con pianino. Finalmente mio padre riuscì all'ottava volta a prendere la valente. Mi ricordo le feste in casa. Ma sei un grande, ma tu sei bravissimo, bravissimo, adesso macchina. Io e mio fratello facevamo il tipo della partita della polizia dell'epoca, quindi era una Giulietta Alfa Romeo, che era 1800, 1900. Bella, perché era la polizia, cioè avevamo ancora un gusto estetico della macchina. Noi quella ci andava bene. C'avevamo paura che prendesse la 1100, e invece quella andava comprato la 1100, però intanto posso, lo devo dire, mio padre c'ha la macchina, guarda che insomma 56-57, dove dire mio padre c'ha la macchina era una cosa. Allora sto 1100 nero, no, non mi dispiace perché c'hai i fascioni bianchi eleganti, e allora disse adesso a turno vi porto mia madre, no no tu a turno non porti nessuno, piano piano adesso fai le tue cose, fai con i giretti, poi andrai al centro sperimentale da solo, però no, i ragazzi lasciali stare. Tempo passa, mio padre, cominciava a vedere qualche scrossatino alla macchina, cominciava a vedere sul coso, dico, ma tanto non fa, qualcuno dovesse passare a scalzone, invece non era, era chiaro che era sbattuto contro un muro, era andato contro i portici, noi avevamo una casa sotto i coso, era sotto i portici. E quindi sopra i portici, quindi la macchina era nel porticato, quindi per uscire dal porticato era cantato sicuramente, però non il sindri. Insomma, hanno capito che era stato lui. Finalmente un pomeriggio viene da me e mi dice, ha detto, accompagna il babbo all'agenzia ANSA che devo lasciare un articolo. Ah, mi porti in macchina, bellissimo, bellissimo, mamma, subito. No, perché devi andare all'ANSA? Devi col babbo, andiamo, col babbo, forza, 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 la prima volta in macchina. Io tutto contento, lasciai i compiti. Entravo in macchina, mi ricordo, tre quarti d'ora per farci dietro, da 5-2 fino a 8, e poi uscire dal porticato, in metterli nel Lungotevere, e poi fare via dei Pietrinari, Ponte dei Pietà, via Reno, la piazza Venezia, essere un piccolo collezionista di Pinky Boys, quindi mi piaceva il motore. Silenzio, silenzio, andiamo a 30 all'ora, 40 all'ora, non serve. Vabbè, ma però la sforzi, papà, ogni tanto io vengo in volante perché andavo troppo contro il passante, sempre è stato il suo progetto, il decoro. E le cose incredibili. Allora, a un certo punto c'è una piazza Venezia che tutti che suonavano dietro, ma suonavano non solo che andava piano, ma suonavano perché anziché andare a destra andava a sinistra, anziché andare a centro andava, insomma faceva un macello. Allora che fa? Adesso non si va via da me. Sta salita in prima, mi guarda che fa, è bella la macchina del babbo, manco dice è bella la macchina del babbo, in quel momento si schianta contro la serranda di un negozio, no, distrugge veramente la 1500, ma lui si rompe gli occhiali.
chiave in tutti i crepati, da una porta a capo tutto il sangue e ti porta un corrido, perché non vedevo che stava bene, io ce l'ho ancora a mille perché non avessero una. C'avevo un fitozzo, mia madre che normalmente con una patata. Un grande pittore, statista, suo amico della fine degli anni 50 e 60, Piero Sadolo, fece un quadro astratto bellissimo che si chiama appunto Incidente. Ed è un quadro astratto meraviglioso, non posso dirti che un muro è astratto, un olio bellissimo dedicato al ricordo dell'incidente di mio padre. E questo quadro ce l'ho.